ne parliamo. Attenzione. Quindi assolutamente noi ci siamo mossi preventivamente e visto che puoi lavorare su pagine grosse solo se hai i diritti di quella community, noi abbiamo creato un blog partecipato sulla cucina italiana. Così siamo riusciti a mantenere sia la pagina, sia la community su Facebook, che in realtà è pazzesco che adesso per noi è più importante avere utenti su Facebook piuttosto che sul blog. Il blog per noi è diventato secondario in questo caso, almeno per alcuni progetti in questo caso. Stessa cosa poi con Torino, in realtà Torino è un'altra città, Torino mi sembra che abbia 50.000 utenti, Milano 60.000, lì ci siamo mossi dopo, però grazie ai rapporti che abbiamo con Facebook ci hanno dato la grazia e non ci hanno bannato la community. Comunque, sì, è tutto. Lasciamo spazio a delle domande, se ne avete. Una persona abbastanza conosciuta per questa
in quest'aula, Chris Anderson poi ha ulteriormente aiutato in questo senso, con una copertina di Wired che diceva il web è morto perché stanno arrivando le app. Quindi diciamo, l'obiettivo nostro oggi è di portare a casa un pareggio fuori casa, tentando quindi di non subire gol. Allora, se... ma ti ho portato perché dovevi essere un vantaggio, no? Proviamo con l'altro computer. Ma oggi, tendenzialmente, quello che ci hanno chiesto gli organizzatori è di dare una panoramica di quello che è il mondo delle applicazioni oggi rispetto a un tema rilevante come quello dell'editorialità. Ovviamente non è sufficiente 20 minuti, poi magari con qualche domanda sviscereremo meglio. Quello che abbiamo cercato di fare, di dare il contributo che vorremmo dare, è quello di portare la nostra esperienza legata però ad alcuni dati oggettivi, che quindi attraverso quello che è stato questo anno e mezzo di esperienza di Apex, Apex poi vedremo è nata all'inizio del 2010, porta e cresce insieme ad un mercato. Aspettiamo. Ah, ok. Troppo Microsoft. Sempre colpa di Microsoft. Quindi tutti su Apple. Allora, bene. Facciamo una breve presentazione di Apex, non tanto per essere autoreferenzianti, quanto perché è importante andare a capire come in questo mondo, che poi sono dinamiche che voi conoscete molto meglio di me rispetto a Facebook, sta crescendo molto in fretta, quindi società che sono partite diciamo all'inizio di questo mercato crescono in maniera, speriamo di crescere tutti in maniera progressiva. Noi abbiamo fondato Apex nel 2010, io e il telecomando umano, che poi è il mio socio, che è Marco, che poi che lavora davvero dentro Apex, io cerco di dare il mio contributo, a cui si sono aggiunti quattro altri soci. Quindi parliamo comunque di un percorso febbraio, maggio, giugno, quindi stiamo parlando di pochi mesi. Noi abbiamo fatto una scelta abbastanza precisa. Avendo un po' di capelli bianchi, avendo già incrociato un paio di bolle, come si suol dire, abbiamo cercato di non innamorarci di quello che è la realizzazione di applicazioni custom. C'è stato un momento, soprattutto l'anno scorso, in cui, come voi, molti di voi che ho sentito su Facebook, andavano dalle aziende, non capiscono probabilmente ancora moltissimo, e quindi solo il fatto di dargli un'opportunità, non riescono a dargli una valutazione economica. Nel mondo delle applicazioni è successa la stessa cosa, che si parli di brand, si parli di editori, francamente c'è stato un periodo abbastanza glorioso l'anno scorso in cui francamente il valore dell'applicazione era la capacità tua di dare subito un valore appena incontravi i clienti. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo fatto una scelta di lavorare in stealth mode, quindi in una modalità abbastanza da nerd, stando quindi chiusi nelle nostre stanzette per creare delle piattaforme proprietarie. Quello che abbiamo cercato di intuire e oggi si sta avverando è quello non tanto di utilizzare le applicazioni come un qualcosa fine a se stesso, ma di usare lo strumento delle applicazioni per veicolare invece qualcosa di scalabile, che sia scalabile dal punto di vista editoriale, che sia scalabile dal punto di vista della monetizzazione, poco importa. E quindi oggi, nei primi 15 mesi di attività, insomma, poi ci siamo dati da fare. Abbiamo creato un brevetto che si chiama Bubble Viewer, che è un brevetto che ha portato una novità, cioè l'utilizzo dello strumento, in questo caso l'iPad e il tablet, per creare la realtà non aumentata ma immersiva, poi vedremo come. Abbiamo lanciato primi in Europa, tra i primi al mondo, che non è mai una garanzia di successo, però insomma Formover comunque è sempre una buona cosa, Fluid, che è una... qui invece c'è un po' di guerra, oggettivamente, che è la possibilità di creare delle applicazioni senza skill tecnologici in pochissimi minuti, più o meno in 2 ore, attraverso un'interfaccia web. L'ultimo che abbiamo lanciato è Micromax. Non so chi di voi conosce Flipboard, comunque quel tipo di mondo. Ecco, noi abbiamo cercato, essendo dei follower, quindi essendo arrivati dopo, di migliorare l'esperienza di Flipboard portandola su però un mercato completamente diverso, che è il mercato del professional. Logica di prima, meno app custom, più piattaforme per le aziende o per il professionale. E abbiamo poi realizzato, siccome
Io in particolare, ma anche comunque come know-how, noi veniamo dal mondo dell'editoria e quindi abbiamo cercato di aiutare i nostri amici editori ad avere dei tool per arrivare più velocemente, con una logica anche monetaria più sostenibile, sul mondo del digitale. Adesso vi do alcuni numeri semplicemente per farvi capire come sta crescendo molto questo mercato, e quindi portiamo la nostra esperienza, un'esperienza italiana. Quindi non siamo in Silicon, non siamo da altre parti, quindi diciamo che questo purtroppo possiamo considerarlo la forchetta più bassa di un'esperienza di piccolo successo. Siamo partiti a febbraio in 4 e a giugno siamo diventati già 19, con tre gruppi di lavoro esterni che di fatto sono alcuni chetti per cui lavorano quasi in esclusiva per noi. Nel 2010, anche qui per fare comunque dare una dimensione, abbiamo fatto circa 500.000 euro di fatturato con un net profit positivo. Nei primi 6 mesi di quest'anno abbiamo già superato i 2 milioni. Cosa significa? Siamo bravi, forse, però sicuramente il mercato ha un'attrazione molto forte, cioè sta andando veramente molto bene. Ci troviamo però di fronte a un qualcosa da inventare, e in questo senso una delle nostre principali soddisfazioni è stato quello, durante la diretta della presentazione di Steve Jobs dell'iPad 2, che questo signore, che ha cambiato la vita di molte persone, ha presentato sul palco una nostra applicazione. Ovviamente, immaginatevi, eravamo chiusi nel nostro sala riunioni, modello gol di Milito, finale Coppa dei Campioni, gente che si buttava per terra, scene assolutamente incredibili. Perché? Perché oggettivamente è una roba strana, no? Non siamo in Silicon, non parliamo un inglese perfetto, tendenzialmente siamo un po' nerd, no? Rimaniamo nella nostra stanzetta. Eppure, senza nessuna capacità, no? E anche, se volete, attenzione ad uscire, grazie ad alcune cose, per esempio la scelta di un partner importante, in questo caso il nostro partner in questa operazione era Mondadori. Quindi, e qui entriamo un po' nel discorso dell'editoria, cioè oggi probabilmente il mix, una buona competenza, una forte creatività, e questo è un elemento interessante. L'Italia è il 7° paese al mondo per diffusione di mobile, però siamo anche molto pasticcioni ma altrettanto creativi, quindi in un mondo tutto da costruire non è così un grande svantaggio. Scegliere un partner, in questo caso un editore importante come la Mondadori, con l'interesse a raggiungere delle posizioni di rilievo nel mondo digitale, questo strumento, le applicazioni, su un device, come in questo caso l'iPad, ma immaginate tutti gli smartphone, è una buona via per raggiungere un obiettivo che sinceramente, se ci mettiamo qua tutti quanti, penso che abbiamo sufficiente intelligenza e capacità, forse non è così semplice davanti a, quanto sono stati quelli che hanno visto la diretta via internet dello speech di Steve Jobs. Qualche decina di milioni, forse anche di più, sarebbe stato quasi impossibile. Ovviamente aspetta di marketing, però, e quindi va tutto molto bene. Ora, volevo darvi qualche numero. Siamo in un convegno web, quindi abbiamo pensato che fosse anche il caso di darvi qualche contributo in questo senso. E i numeri sono, innanzitutto l'abbiamo post-VAS, parliamo di quasi 300 milioni di smartphone venduti nel 2010. Quando intendiamo per smartphone intendiamo dire non il fantastico Nokia bianco e nero, ma qualcosa di un po' più evoluto, cioè qualcosa all'interno del quale è consentito l'utilizzo di applicazioni. Guardate a quanti miliardi arriviamo alla fine di questo mese. Stiamo arrivando a 2 miliardi. Stiamo parlando quindi di qualcosa di veramente impressionante. Soprattutto sono 2 miliardi di oggetti che tutti voi avete in tasca, a differenza del computer che è nella valigia. Quindi stiamo parlando di numeri grandi all'interno di un qualcosa di veramente molto immediato. Sono 240 milioni di account attivi all'interno dello store di iTunes. Uno dice, bene, è un po' come dire che ho 240 milioni di fan, forse sì, non lo so, non è il nostro mondo quello di tempo. Però quello che interessa a noi da imprenditori è questa cosa qua. Sono 240 milioni di carte di credito one click.
che non è banale. Noi veniamo